Allora, ragazzuoli, siamo qui con le news di oggi. ReZero Collab, ormai lo sapevamo, era più che annunciata da un po'. Figo, sono contento. Vi ricordo che saremo in live a pullare, quindi se volete fare un saltino siete benvenuti su Twitch, lascio il link qui sotto alle 6:30 stasera. C'è un po' da dire, ma non troppo da dire, nel senso che questi PG, quindi Beatrice, RemRam, Emilia, eccetera, c'erano già, sono quelli passati della collab, hanno aggiunto praticamente Echidna e Reinhardt, o Reinhardt, o chiamatelo come cavolo vi pare. Interessanti e belli entrambi, ne ho già parlato in realtà nel video che ho fatto per quanto riguarda la live di Seven. Andremo a fare le news qui e poi il solito conviene pullare, ragazzi. Quindi se non ve lo volete perdere, sapete dove andarlo a trovare. Allora, news appunto. Nuovi eroi, Echidna, Reinhardt. Overview generale molto veloce. Echidna, DPS barra support per gli sconosciuti. Va a aumentare le stat, le va a fare un sacco di danno, eccetera. Lui, umano, puro DPS, usato nel team di Ban. Carino, molto figo. Quindi quello è, ma ne parleremo meglio. Allora, la collab, come si svolge? Come sempre abbiamo il banner con questi PG all'interno, più altri 6-7 PG, ma sono veramente brutti, ragazzi, perché c'è dentro tipo i soliti Merlin, il solito Escanor, quelli proprio brutti brutti. Quindi non ci farei affidamento, cioè se pullate, pullate per questi. Non c'è veramente nulla di buono nel banner tranne questi personaggi qui. Cosina, se voi avete un coin di questo, di qualsiasi PG collab, potete fare uno scambio al costo di 3 per 1 per un PG che non avete. Cosa vuol dire? Se io trovo in 600 gemme due Beatrice e un'Emilia e le ho già, posso scambiare questi 3 coin per uno qualsiasi di questi. Quindi, per esempio, mettiamo la mia situazione, no? Io ho tutti quelli vecchi della collab. Quindi Emilia, RemRam e Beatrice regalano a sto giro una Rem e una Ram, quindi sono due coin. Se alla peggio trovo un PG garantito, uno dei due, se mi va di culo di trovare un qualsiasi altro coin, lo posso scambiare insieme ai due di Rem e Ram per l'altro PG che mi manca. Capito qual è il senso? Quindi state attenti prima di dare la ulti ad un PG o all'altro, soprattutto magari quella di Rem, di Ram, di Beatrice. Ram ancora, però avete capito il senso, no? Quindi mi raccomando. Poi, varie reliquie, solito discorso ragazzi, sono farmabili, free to play, quindi fatele, datele subito al PG corrispondente, non... E ripeto, non tenete i materiali delle relic per collab future perché in primis ve li tolgono dall'inventario, quindi non ha nessun senso. Punto secondo, se arriverà mai un'altra collab con altre relic farmabili, anche in quell'istanza daranno la possibilità di farmare le relic, quindi non ha nessun senso che vi teniate i pezzi delle relic. Usateli per questi PG. Comunque, buone le relic, ma ripeto, ne parleremo nel video apposito perché dobbiamo dilungarci un pochino. Poi abbiamo nuovi bundle che come al solito non ci interessano. C'è il ticket con il PG garantito, però deve essere casuale anche questo, mi pare. Quindi sappiate che nel caso dovrebbe costare tipo una ventina d'euro, 25, non lo so. System update. A sto giro faranno vedere anche la Grazia. Carino, non è solo la passiva, a quanto pare. Potete mostrare anche la grazia, bello, bello.
Aggiunto un compra più pezzi nello shop. Figo, figo, tutto per velocizzare. Ok, va bene. Improved design for petrify and freeze effect. Carino, era ora. Andava bene anche prima, però non importa. Questa è una figata che vi permette finalmente di buttare tutte le pozioni in pasto a un PG invece che fare ste robe. Quindi va bene. Non che non è indispensabile, per l'amor di Dio, soprattutto per chi ha già i PG alti e ne deve alzare uno ogni tanto, però. Anche qui, Super Awakening, stessa questione. Puoi registrare più coin insieme. Complimenti per il numero di coin che ha questo signore. Stessa identica cosa per i piatti. Questo ci sta. Questo ci sta. Scroll function, display. Ok, quindi anche qua. Niente di importante, ragazzi. Comunque, check in event. Allora abbiamo pendant coin, una stella che. Ok, 20 gemme e la signorina Ram, che non è per niente male. PvE. PvE si usa, boss Gilda, robine del genere. Poi, anche PvP a sto giro, eh. Poi abbiamo. Questo è il login che dicevamo per 14 giorni. Quindi lei la prenderemo tra 2 settimane praticamente. Ripeto, aspettate se siete nel dubbio di scambio coin eccetera a prendere sia lei che Rem. Vestiti per sia Echidna che Reinhardt. Uno sarà a gemme da subito, credo questo, 90 gemme totali o 60, una roba del genere. Non mi ricordo se è scontato a 20 o no, non credo. Credo 90 gemme per questo e 90 gemme per questo. Comunque. Allora, vi consiglio di comprarli se avete tante gemme, ma solo perché sono limitati, altrimenti lasciate fare, cioè non importa. Nuovi vestiti per gli altri PG, più tornano quelli vecchi, anche qui, va bene. Missioni speciali, anche qui, pendant, coin, eccetera, eccetera. 10 ticket, quindi. Come vedete qua avremo la multi gratis, come quasi ogni volta, non è detto. copia di Rem gratis, anche qui. Non male regalare due personaggi così. E le missioni classiche, ragazzi. Non so se si può fare il doppio login, forse serve con i conigli. Forse non si può fare 6 volte giorno 1. Comunque sia, se fate il doppio login. Magari avete la possibilità di fare la multiprima, ma poco importa, un giorno più, un giorno meno. Poi, storia, anche qui ci va a dare 2 relic, 9 gemme, 4 pendant e un ticket. Questi sono gli eventi per il bingo, cioè daranno i ticket del bingo tramite fasi libere. Storia, Forte Solgress, i reverse, eccetera. E gli altri ticket nelle battaglie boss, deathmatch, event boss, knighthood, eccetera. Non comprateli dallo shop, non serve, si farmano. Tanto ve ne avanzeranno per fine collab di sti qua a trilioni, quindi è inutile. Anche qui il bingo ci dà ben 2 relic, un cosmetico completo, un set completo per Rem. Arma, copricapo e abito, il che è ottimo. Reward fissi, random reward e altri random. Non male, il bingo è sempre ottimo, dà un sacco di abbastanza risorse, non un sacco. Poi, costumi, come l'altra volta, questi sono letteralmente gli stessi che avevano già regalato, mi pare. Beetlejuice e i conigli maledetti. Mi ricordo sto boss qua.
Quindi abbiamo un'altra relic, casse, pendant, gemme, eccetera, e i cosmetici, ragazzi. Pendant UR, non male per niente. Tutti eventini da fare, arriveranno le guide piano piano. E qui, ecco, tenetevi bene in mente questa tabella riassuntiva, almeno sapete dove prendere tutto, ok? Soffermiamoci un attimo. Questa è la tabella di tutte le relic, dove si trovano, dove le potete ottenere, ok? I box con i materiali delle relic, questi, ok? Questi qua. Una dalla due dalla storia, quindi finendo la storia di ReZero vi daranno due casse con dentro questi. Due dal bingo, ok? Quello che vedevamo qua sopra, questo qua, una e due, round 8. Una da i conigli e una da Beetlejuice. Quindi una per ogni boss, ok? È da vedere come saranno divisi, però quello è. Poi abbiamo lo scambio da King evento. Vi consiglio sempre di farlo in tutti i casi. I cubi potete scambiarli, tanto sono tutti farmabili. Fatelo, anche qua. I pezzi di ali, corna, scambiate quelli che avete di più per quelli che avete di meno. I pendant anche qua non conviene più tantissimo fare lo scambio normale, quindi R per SR e SR per SSR. Scambiateli per questi. Fate gli R per, per gli anvil, gli SR per non le stelle, non fate i pazzi, ma fatelo per i coin e oppure anche gli R per il resto, per i pezzi di cosmetico. Qua non è che convenga molto farlo questo scambio. Vedete voi quanti materiali avete. Se non fate mai gli equip UR, allora potreste anche pensarci. Ma poi qui sono i soliti rate up di eventi. Quindi il potenziamento dell'eroe, il riciclaggio degli equip, i negozi aperti, eccetera eccetera. È inutile che continuiamo a ripeterli ogni volta. Importante, fasi libere scontate, farmate equip, farmate cibo, quello che volete. La cosa più importante è questa praticamente. E ok, poi signorine nuove da mettere come come waifu che ti dà il benvenuto in taverna, praticamente. Hawk Pass con... dov'è? Il vestito di Mono nuovo, che prenderemo, perché... voglio dire, perché no? Molto carino, devo dire. Da voi, se lo volete, prendetelo, altrimenti non importa. Evento battaglia con due gemmine. Vediamo un po'... Vediamo un po'. Niente di che. Add the first of the search skill. Ah, vabbè, no. Niente di che. Quindi, questo è per quanto riguarda le news. Collab che non si discosta tanto dalle altre. Ci regaleranno PG, ci regaleranno una multi. Materiali, gemme, boss da fare, eccetera eccetera. Io vi ricordo, vi invito alle pull, vi invito a vedere il video sul conviene pullare o no. E nada, dai, ci becchiamo in live alle 6:30. Ciao belli.